Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Sono immagini che, coordinate dalla regista signora Luciana Veschi, vi giungono dalla Palasport di Trieste, il nuovissimo Pala Trieste. Bella ed importante serata pugilistica allestita dalla OPI 2000 di Salvatore Cherchi e imperniata sulla disputa del titolo europeo vacante dei pesi leggeri tra Stefano Zoff e il francese Jamel Lipa. Eccolo qui il nostro Stefano Zoff. Così, dopo quasi due anni da quella notte incantata di Le Canette nei pressi di Cannes in Costa Azzurra, quando il nostro pugile conquistò il titolo mondiale WBA battendo nettamente Julien Lorsi, ecco di nuovo, dicevo, 35 anni a tentare fortuna proprio a casa, un sogno cullato da sempre. Certo, in questi due anni Stefano non ha avuto una grande attività e non certo per colpa sua, o non solo per colpa sua. Perse il titolo a fine 99 a Las Vegas contro Serrano in una serata strana, dove il nostro pugile combatté pagando la solitudine in cui si svolse la sua trasferta nel Nevada, anche e soprattutto dal punto di vista mediatico. Per cui fu necessario poi risalire e allora sulle maniche lavorare per questa chance continentale. Il suo avversario, Lifà, è stato campione europeo del superpiuma, non è un picchiatore nel senso stretto della parola, tuttavia ha una grande dose di aggressività, viene sempre avanti, cioè ha un buon destro e al resto, insomma, deve pensare il nostro Stefano Zoff, eccolo qui inquadrato con la sua classica bandana. Possibilità, diciamo, 60% per Stefano Zoff, mentre viene presentato Alessandro Duran, campione europeo dei welter. Possibilità, dicevo, a Nino Benvenuti per Stefano Zoff di conquistare questo titolo europeo. Stefano Zoff è un pugile che sul ring ha sempre dato tutto quello che ha, non ha mai tenuto niente dentro per sé. Alla fine di un combattimento, se il pugile è meglio di lui, è migliore, non può batterlo, ma credo che a parità di condizioni è sempre lui ad avere la meglio, perché non trattiene, non risparmia nulla. Quindi vedremo uno Zoff questa sera, anche perché, come hai detto, combatte a casa, vicino casa, almeno Trieste, vicino Monfalcone, dove lui è nato e vive, e saprà dare il meglio, proprio perché anche questa sera anche molti sostenitori da Monfalcone sono venuti per vederlo campione d'Europa. Ed ecco l'inno belga per l'arbitro, signor Bob Logiste. La travolgente marsigliese arriva. Cerca di scaricarsi, ritengo, perché si dà dei colpi addirittura sulla faccia. L'aspetto è inquietante a vedere così. Non, credo che l'avversario, vedendolo in queste condizioni, non è completamente sereno e tranquillo. Ed eccoci ai nostri fratelli, sempre presenti. Sono più grato di portare su il morale di tutti. Sì, Zoff lo sente questo inno, perché lo canticchia anche.
la Pala Trieste accompagnato cantando prima sommessamente, poi con un po' più di grinta l'inno italiano, ed eccosi sul ring il presidente della federazione pugilistica che è stato a salutare Zoff. Mette e ho visto Alessandro Duran che poco fa mi diceva di conoscere molto bene lì fa, con il quale si è anche allenato, e mi diceva di questo pugile tecnicamente provvedutissimo. È un pugile molto attento, è un pugile non facile. Vediamo. Che se non è un grande picchiatore è comunque dotato di una buona tecnica. Vedremo Zoff cosa saprà fare con la sua aggressività dall'inizio alla fine del match. Stefano Zoff, Colonia Cherchi, è nato a Monfalcone il 17 marzo del 66, 36 vittorie, 14 prima del limite, 7 sconfitte, 2 perdite di parità, al peso 60 kg e 600 secondo quanto ci ha detto lo stesso Zoff, non 60 kg netti. Jamel Lifà, il suo avversario, Colonia Michela Carriès, Colonia storica, è nato a Aix-en-Provence, Francia ovviamente, 35 vittorie di cui 16 prima del limite, 3 sconfitte e un verdetto di parità, 60 kg 700 per lui, il limite dei leggeri è 61-237, per cui tutte e due abbondantemente, si fa per dire, sotto il limite di categoria. Cominciata intanto la prima ripresa. Quello che dovrà fare Zoff di fronte a un pugile di questo tipo, che è tecnicamente, come abbiamo detto all'inizio, ben dotato, e dovrà combattere con la forza, dovrà entrare nella guardia e rompere la pista. È quello che sta facendo subito Stefano Zoff. Ha lavorato bene con il suo jab, ha toccato anche con il destro, non in maniera pesante. Il sinistro va bene invece, anche pungente ancora. È chiaro che se abbiamo già visto probabilmente quello che sarà il canovaccio dell'incontro, due pugili abbastanza simili, con Lifà tuttavia più propenso ad avanzare, e con Stefano Zoffi dovrà fare appello a tutta la sua capacità di concentrazione, peraltro una capacità che gli è riconosciuta soprattutto in questi ultimi tempi. Ancora, ottimo quel diretto sinistro, sì, anche di Lifà, che lo doppia con un destro che spesso va a segno, non di molta efficacia. Il sinistro di Stefano, fortunatamente, ha molto fermato l'azione. Molto bravo Zoff. E il destro di Zoff a segno. Ha traballato un po', ma ha risposto. Sì, ha risposto, ma ancora il destro di Zoff. Era più che altro fuori equilibrio Lifà, ha dovuto rispondere, ma Zoff è di nuovo giunto a segno con un destro. L'arbitro, il signor Bob Logiste, come detto belga. I giudici Richie Davis britannico, Esa Zesari finlandese, Heinrich Mammert tedesco. Sì, mi fa tecnicamente ben impostato, ma sembra che non sia di una grande struttura importante. Lui è stato campione europeo del superpiuma, per cui diciamo che è un superpiuma appesantito, muscolarmente parlando, ci mancherebbe altro. Una bella serie di Lifà intanto, che non ha avuto tuttavia particolare penetrazione per quanto riguarda la guardia di Stefano Zoff. Sì, Stefano deve ancora scaldare il motore, perché e tuttavia i colpi più incisivi sono i suoi. Questi sinistri sono stati belli, questi assegni mascali. Zoff naturalmente è un motore diesel, ha bisogno di un attimo. Consideriamo anche la sfumatura, che ha 35 anni. Stefano, ancora il destro segno. Di nuovo il destro di Zoff. Il destro di Lifà che ha risposto Stefano bene. Riesce tuttavia a schivare millimetricamente. Il sinistro di Stefano. Bravissimo Zoff, il destro, sì, di Lifà che ha avuto ancora uno sbandamento, ripresa per Stefano Zoff. Una bellissima ripresa dove Stefano ha saputo imporre la sua aggressività contro una tecnica dell'avversario che molto spesso è arrivata a metterlo, direi, in difficoltà, nel senso che l'ha toccato, è arrivato a segno senza produrre degli gravi danni. Vediamo alcune immagini che la signora Veschi ci ripropone. Ecco Stefano, sempre con questo. È il destro, eccolo, ecco, qui. Questo che l'ha sbagliato. No, non era fuori equilibrio. No. Era proprio, era ben ha messo. Ha sbandato. Il destro è arrivato e l'ha mandato per un attimo fuori i binari. Sto vedendo che Stefano sta mettendo a segno molti colpi diretti. Precisi, eh? E ancora. Precisi ancora. Ecco, questo è il destro schivato da Zoff in chiusura. Devo dire che queste azioni sono state proprio prese nel momento preciso, sì, in cui sono state effettuate. Sì. Stavo dicendo lo
l'organico della serata, supervisore EBU, la signora Mariana Borisova, osservatore per la Federazione Italiana Bruno Orcari, medico del campionato il dottor Giuseppe Carlotta. Ancora Zoff intanto, in apertura di seconda ripresa. Il suo jab arriva a segno, mi sembra lo Stefano Zoff di due anni fa di Le Canette. Il miglior Zoff quando mise a tacere tutte le verità di Lorsi. Lorsi che, non dimentichiamolo, in questo momento è numero 2 del WBC, sfidante ufficiale al mondiale WBA, 3 WBO, 5 IBF. Ancora Zoff che deve però battere questo avversario, che non è facile, anche perché risponde sempre. Ho la sensazione che Zoff sia un tantino più incisivo nei suoi colpi. Ma è certamente più incisivo, anche perché è superiore, la sua potenza è più determinato, molto bravo, li fa. Ma Stefano Zoff, tra l'altro, è uno dei pochi pugili, visto che è presente, lo accomuno ad Alessandro Duran, che fanno della mente una delle armi in più. La sua testa funziona in maniera... Oh, il sinistro di Zoff! Sul destro a vuoto di rifà. 5 centimetri più avanti, sarebbe andata male. Ma lui stava schivando, e ha schivato bene, ed è rientrato. E sta bravissimo a schivare e rientrare fulmineamente. Zoff ha voglia di vincere questo incontro, si capisce? Cioè vincerlo nella maniera forte. Lui ha atteso questo incontro a Trieste per tutta una carriera professionistica. E non può sbagliare. Sì, difatti vediamo questa sera uno Zoff migliore. Il destro ha toccato con un corto gancio. Li fa ancora la Zoff a segno. E questo di averlo sentito per forza li fa, eh. È rimasto lì, ma l'ha sentito. Deve stare attento alle ribattute, alle risposte della pugile francese, sì. Il francese che non controbatte sempre colpo su colpo. È sempre molto lucido, li fa molto attento. Il pugile dotato di un discreto bagaglio di classe. E guardiamolo negli occhi, anche si capisce immediatamente che. Sì, che è sempre presente a se stesso. È presente. Un bel avvio da parte di Stefano Zoff. Bravo con il suo sinistro. Si incrociano i due sinistri. Arriva prima quello di Stefano Zoff, che ha le braccia leggermente più lunghe del suo avversario. Peraltro Zoff ha delle braccia smisurate per la sua categoria. Longilineo. Attenzione, non deve andare a vuoto. Non perde, il momento per attaccare, perché quando vede l'opportunità Zoff porta questi colpi diretti. Ma sì, deve stare attento perché non ne ha approfittato in pieno lipa, ma è pericoloso. Vediamo all'angolo di Stefano, l'angolo di rifà, questo signore con maglietta bianca di spalle in questo momento è di Stefano. Sentiamolo, anzi. Suffa via. Respira. E attento a far pressione. La franchi l'aide e far pression. D'accord? Alors toi ce que tu vas faire, tu vas commencer à travailler. Gauche droite, gauche. 1, 2, 3, tu vois? Il fait mal pressé. E tu restes en face. Le pied là. Ok. Le pied là. Lo devi pressare, stanno suggerendo a Lifà, lo devi pressare e cominciare a fare i colpi, fare tutto il combattimento e portare tre colpi. Da gauche remonte là un petit. Si è questa. Tu vas le faire marron, remonte à gauche, tu remets les coups. Il sinistro di usare molto, sì. È l'arma migliore. No, poi ci vado a girare a sinistra, vediamo un pochino. Siamo nella terza ripresa. Zoff fino a questo momento si è giudicato le prime due, ancora il destro di Stefano, segno il sinistro ancora di Zoff che giunge sul volto di Jamel Lifà. Comunque sono due pugili che si stanno equivalendo tutto sommato, anche se Zoff riesce a mettere a segno i colpi più potenti, più precisi. Più numerosi anche. Lifà non desiste comunque dal rispondere ad ogni colpo che riceve. Sì. Beh, non dimentichiamo che stiamo parlando comunque di un campione europeo del superpiuma e dell'attuale campione francese dei leggeri, per cui un pugile che si sta battendo per il titolo continentale a pienissimo titolo.
stessi titoli in pratica che ha anche Stefano Zoff, anche se la gemma del Monfalconese è il mondiale conquistato 2 anni fa. Però questa azione è stata vantaggio favorevole di rifarsi. Non ha avuto il, non ha trovato il tempo per rispondere Zoff. Il destro ora, il sinistro, anche il destro di Lipari. E ancora un altro destro. Evidentemente Lipari riesce ad accompagnare ad accompagnare i colpi di Zoff, perché pur arrivando precisi non hanno alcun effetto. E comunque c'è un momento di difficoltà improvvisa di Zoff, che avevo intuito sul finire della seconda ripresa. Ora continua, è come se avesse perso un po' di brillantezza delle braccia, o come se avesse Zoff cominciato con l'acceleratore pigiato da subito, senza attendere che il suo motore, come abbiamo detto, si a giusta carburazione. Un po' appesantito improvvisamente Stefano, ma... E questa è una ripresa che anche lì fa, sta facendo bene, ha portato dei colpi. Molto bene, poi appare più mobile di quanto non lo sia Zoff. Comunque vediamo, perché... non è così brillante Stefano, ancora segno con questo schiaffone sinistro, ancora il sinistro di Zoff, a vuoto li fa, il destro di Zoff li fa sul guantone. Beh, ma li fa, devo dire che risponde colpo su colpo? Sì, meno preciso nella circostanza. Ancora Zoff, due sinistri per belli. È stato un bel colpo di Zoff. Sì, due sinistri sul guantone, uno li fa pure indietreggiando, però. Porta anche dei colpi che arrivano spesso a segno. E all'angolo li fa il destro del francese. Vediamo Stefano, il destro di Stefano sul destro di Lifà. Ma li fa risponde, continua a rispondere. Sì. Sì. È un po' meno brillante in questa ripresa Zoff, pur continuando a colpire. Sì, ma è un po' disordinato nel rispondere ai colpi di Lifà. Sì. Meno frizzante, ecco, se vogliamo dirla. Giusto le braccia più lente, sembrano, quantomeno. Vediamo questa ripresa che finisce. Che a mio avviso... Io premerei lì qua perché ha dimostrato qualcosa di più. Ecco, hai fatto bene, perché fosse stato un pari con preferenza lì fa, o comunque 9 a 10. No, ma è una ripresa, occorre darla lì fa, perché ha fatto vedere qualcosa di più anche nella precedente, nella parte iniziale. Ma sentiamo l'angolo di Zoff. Ma soprattutto perché era più composto nel corso della ripresa. Per il momento si è fatto sì. Quando è momento... basta? Vabbè, no, quando ce l'hai in mano, quando ce l'hai in mano. Va bene così. Il sinistro glielo dai facendo un passettino avanti, eh? Pin, 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 sempre come dentro fuori. Lo stai ammazzando sul sinistro. Hai capito? E quando gli metti il destro glielo metti dall'alto al basso, non largo. Vuoi qualcosa da bere? Zoff sereno e tranquillo risponde con ironia ai suggerimenti. Lo stanno però rimbambendo, perché Chierchio da una parte, Massimiliano Dura che giustamente suggerisce cose buone. Sono tutte cose buone, però vorrebbe dirgliela una parte soltanto. Dai, devo dire la verità che io in questo ero trattato bene. Una voce sola dovevo sentire. Amaluzzi e basta. Ma, qualche consiglio da fuori le corde va bene, ma c'è Massimiliano che lo sta guidando bene. È chiaro che anche Salvatore Chierchi sa di pugilato e dà il suo contributo, ma quello che è, deve lavorare molto, ecco. Massimiliano Duro ha detto una cosa giustissima, deve lavorare più con più sinistro, così è rimasto un attimo con le mani basse ed è caduto su un destro del Lipa. Sì, ma ne ha messi comunque in misura superiore lui. Sì, però non deve prendere i colpi, perché probabilmente i colpi di Lifano non sappiamo quanto siano potenti e magari hanno un effetto poi nel passare delle riprese. I colpi hanno sì tutti, ma non è un picchiatore in senso stretto della parola, come dicevo prima. Tuttavia mai esagerare nel non considerare i colpi dell'avversario, perché magari poi con l'andare delle riprese sul più bello li senti tutti insieme. Nel numero dei colpi c'è sempre qualcuno di quelli che arriva in maniera precisa che può essere più doloroso degli altri. Certamente. Molto sciolto tuttavia Zoff, sinistro. Sì, bello sinistro. Questa è un pochino la tua teoria di pugilato, fare questo lavoro in scioltezza e poi caricare quanto è necessario. Così deve fare, non può sempre caricare i colpi, perché possono avere sempre lo stesso effetto e la stessa efficacia. Questa volta ha avuto la freddezza di venire via dopo il colpo vuoto Zoff. Il destro di rifà anche.
ha un leggero gonfiore sotto lo zigomo sinistro Zoff, frutto evidentemente di questi destri che Ghipà riesce a portare. Ghipà sta portando un sinistro diretto che sì, arriva a segno troppo spesso. Sì, sì, sì. In questo arco di tempo è più lineare nel suo tema tattico il pugile francese di quanto non lo sia Stefano, che è pur sempre legato a un canovaccio ben preciso, a una trama ben precisa, però è più disordinato, se vogliamo dire, ma anche se non è il termine che volevo usare. È meno bello, meno bello, sì. Meno bello a vedersi, ma Stefano non è mai bello a vedersi dal punto di vista del pugilato, ma però è molto redditizio, ma però non si dice, tuttavia è molto redditizio, come nella circostanza abbiamo appena visto. Bravo Stefano, destro e sinistro portati. Ora bersaglio grosso, il destro di Stefano, il sinistro. Fortunatamente Stefano arriva ancora con qualche colpo che hanno l'effetto dirompente, l'effetto che si ripaga di tutti i colpettini che ha ricevuto. Invece è una ripresa pari. In equilibrio. Perfetto, sono d'accordo con te Mario, perché c'è stato uno scambio di colpi molto spesso da una parte di Lifà molto più precisi, da parte di Zoff più potente. Sentiamo l'angolo, mi riferisco alla signora Veschi, sempre l'angolo di Zoff. Con calma. Con calma, giustamente Massimiliano Duran dice con calma, ragazzi. Hai capito quello? Va molto bene. Sempre questo. Il sinistro sempre, glielo fai sempre facendo un passetto in avanti. Il destro, glielo devi mettere dall'alto al basso, non l'alto, dall'alto al basso, ok? È stato bellissimo l'incrociarsi tra i due consigli tecnici di Massimiliano Duro nel Salvatore Chieti, da un sinistro, fa un passetto avanti, va bene così, siamo tranquilli. E poi il suo allenatore tira fuori gli attributi detti in termini un pochino più sì, necessari in questo momento, perché sì, la risposta il match non è che sia è lì il match. Sì, è un titolo europeo che occorre portare a casa. Bisognerà vedere come sarà il seguito, perché questo li fa, come abbiamo detto all'inizio, è un pugile di fondo, poi, di fondo e sta dimostrandolo. E tecnico, e quella tecnica, sai, ti porta ad avere la meglio. Bravo, sì, sicuramente poi la fine. E bravo Stefano, sinistro, gancio qui ha chiuso la serie. Belli i due sinistri di Zoff che sono arrivati a segno, ma immediatamente il destro di Stefano pizzicato appena si è spostato, cioè voglio dire ancora un destro dato di... vedere di non aver sentito il peso ma certo colpi. Ma è un pugile completo dotato di un notevole bagaglio di classe. Ecco, bel destro che è arrivato, sì, un po' parziale ma è ancora potente con il destro, e questo forse di palla sentita perché ha fatto repentina retromarcia. Ancora destro sinistro, è in difficoltà di fare. Questa volta li ha sentiti, è in difficoltà il pugile francese. Ancora non molla, cioè. È il dovrebbe momento allontanare suo. Momento. È il momento suo. Deve approfittarne. Insiste nell'azione Stefano Zoff. Ha avuto un attimo di sbandamento di nuovo Lifà, ma reagisce da campione qual è peraltro. Una bella freddezza da parte di Zoff che guarda con attenzione e porta e i colpi precisi. E non si lascia andare a bagare insensate. Ancora Zoff. Misura. Sì. Il lancio sinistro, due. E alle corde Lifà. Sotto lo sguardo pungente di Stefano, anche i colpi, Zoff, il destro. Ancora riesce a difendersi colpendo Lifà, ma sono colpi evidentemente di sbarramento proprio per evitare i colpi da parte di Stefano Zoff che potrebbero essere definitivi per lui. Sente una difficoltà nel fisico Lifà, ancora un sinistro di Stefano Zoff a segno. Belli questi due colpi che ha aspettato di portarli con la massima carica. Ora tocca Stefano Zoff in attesa di trovare lo spiraglio giusto per piazzare il destro. Eccolo. Il sinistro non l'ha preso. E Lifà in difficoltà netta, perlomeno per quanto possa io decidere o giudicare, lo vedo in netta difficoltà. Lifà ancora! Una serie di Zoff a segno, Lifà risponde per forza di inerzia. Ancora Zoff, il sinistro. Sinistri di Zoff a segno, qua ci vorrebbe un destro, un gancio destro che non riesce a portare Zoff perché
si copre, li fa. Grandissima difesa questa quinta da parte di Stefano. Un bellissimo Zoffo che misura i colpi. E termina la ripresa, li fa. Ha fatto un gesto col guantone esauriente verso il suo angolo. Non ce la fa più. Non ce la fa più? No. Non ce la fa. Li fa, ho la sensazione che stia per abbandonare. Ha fatto un gesto col guantone inequivocabile. Forse poi la signora Veschi potrà farcelo rivedere, ma la serie di colpi che ha avuto. Andiamo subito all'angolo, sentiamo l'angolo di Lifà. Allez, il est mort, quoi. D'accord? Il est mort. Jamel, tu as fouillé, toi, possible. Tu vas me lever les mains. Tu baisses les mains, lève les mains. Quoi, tu baisses ta gauche? Lève les mains. Tu lèves les mains et tu me tournes, d'accord? Allez. Tu lèves les mains et tu tournes. Tu me dis, il s'est. E qui c'è un incrocio tra suggerimenti di mettere le mani e girare intorno e anche offese pesanti che non so chi gli ha detto. Gli ha dato del coniglio, gli ha dato. E anche qualcosa di certo più. Che l'azione di Zoff è stata precisa e sempre attenta, soprattutto ha direi asfissiante perché non l'ha mollato un attimo. Poi è arrivato con ancora un destro Zoff, terribile, destro pesante di Stefano Zoff. E la situazione psicologica è importantissima perché li fa avrebbe voluto abbandonare al termine della ripresa precedente. Vediamo. È lui che ha sentito i colpi pesanti, quindi poi ripeto, la decisione era la sua. Stefano è stato asfissiante nel proseguire in un forcing di oltre un minuto che ha messo dura prova oltre che la resistenza anche la situazione psicologica, i nervi di Jamel Lipa. E ora Stefano dovrebbe insistere però e approfittare di questo varco che si è aperto nella sicurezza intima psicologica. Ganci, ancora il due sinistro, ganci sinistri che sono a vuoto arrivati. Lipa. Ah, peccato per questo sinistro di Zoff a vuoto, il destro pizzicato di striscio, ancora il destro di Zoff, il sinistro, il destro, ancora Stefano. Bella l'azione controllata. Entusiasmante Stefano Zoff, c'è grande entusiasmo qui al Pala Trieste, come non potrebbe essere con Stefano Zoff che si sta avviando, ma non lo diciamo per scaramanzia, si sta avviando bene verso una strada che porta alla vittoria. Li fa e contiene, sta andando di... via e infatti sta girando come gli ha detto all'angolo, sta andando via proprio per tentare di recuperare per il destro e sinistro di Zoff, segno. Risponde ancora, li fa con un bel destro che ormai dovuto, è privo di ha potenza, ha dovuto incassare due colpi pesantissimi il francese e Zoff è lì con la sua testa, con la sua intelligenza. È un supplizio per il pugile francese che tenta di vincolarsi da questa morsa. Comunque la molla, non molla il francese, ma non molla neppure Stefano Zoff che continua. Li fa di volta in volta, porta colpi di sbarramento, colpi che tendono più che altro a interrompere la serie di Stefano Zoff, serie in continuazione, serie in soprattutto in velocità portate dal nostro pugile. Intanto rifiata, è il destro di Stefano, il sinistro. Stefano controlla l'azione, aspetta che l'avversario sia alle corde. Una freddezza esemplare da parte del nostro pugile. Lo guarda con gli occhi aperti, misura i colpi, vede quelli che arrivano. Sì, due destri da parte di Lipa, ma sono colpi portati dalla cortissima distanza. Quindi senza efficacia, senza potenza. A questo punto Zoff quasi non cura la parte difensiva, ma non dovrebbe fare questo. Sì, ma è attento Zoff. Ancora Lipa riesce a schivare, passare sotto i colpi del nostro pugile. Devo dire che continua a colpire, ha recuperato comunque Lipa. Si è recuperato ma ha incassato tantissimi colpi. Ma vorrei anche dire che Zoff sta boxando in scioltezza, senza caricare. E fa bene. Grandissima punizione. Ancora Lipa che dice ai suoi non ce la faccio più. D'altra parte... lui si rende conto che non è in grado di continuare, anche perché pensa che la prossima ripresa sarà uguale a quella passata. Ma quanto può essere però pericoloso questo? Tu hai detto una bella cosa. Non ha reattività mentale lui, no. Attenzione. Lui sta assorbendo dei colpi che riceve in maniera passiva e che possono essere molto pericolosi per lui. Passiva mentalmente proprio. Sì, perché... è Rai Lu questo che parla, ex campione mondiale.
siamo lontani dalla fine del match, per cui se Zoff, come lo conosciamo, continuerà a macinare nelle riprese seguenti con questo ritmo, il match diventa pericoloso per questo pugile. E c'è Railu al suo angolo che gli ha detto come prima, gli ha detto in tutti i colori, ma siamo soltanto a metà combattimento e Zoff certo non accenna a rallentare il ritmo, assolutamente è pericoloso tentare di riportare in linea di galleggiamento un pugile che intimamente non ne è convinto. Ora Lipà tenta con la forza dell'ispirazione, tentando di raccogliere nel più profondo del suo animo il coraggio che comunque ha. Ecco, Lipà si sta scatenando. Una cosa che non ho visto però da parte dell'arbitro, di andare all'angolo del pugile in difficoltà e verificare quali sono le sue condizioni e quali sono le sue volontà, anche perché il manager non può impedire l'abbandono di un pugile soltanto perché lo convince a continuare. Ora Lipà ha una reazione, evidentemente Railu con le sue offese è riuscito a svegliarlo o perlomeno a instillargli qualche goccia in più di coraggio, e poi è tutto relativo il coraggio, perché basta salire sul ring, per salire sul ring occorre grande coraggio. Sì, il coraggio ce l'aveva già dall'inizio del appunto, match. Il coraggio occorre averlo, ma in questo caso occorre quel cuore, quella dose di cuore in più che ti porta ad andare di là della soglia, no? Del coraggio inteso in senso. O probabilmente il secondo di Lipà conosce il carattere un po' debole del pugile francese. Evidentemente deve essere stimolato in quel modo. Certo, che deve essere stimolato il destro di Lipà, come lo stanno facendo. Che Zoff ha visto in anticipo, è andato via, Zoff con i sinistri. Ancora Zoff. Si è accorto evidentemente della reazione del pugile francese. E combatte da lontano bene. Sì, lo tiene lontano là, lo tiene. E ancora Zoff a segno, lucidissimo nel colpire nel primo pertugio che Lipà gli ha proposto. Ottima l'azione di Lipà, portando dei colpi anche al bersaglio grosso. Ha sentito ancora un colpo di Lipà. Risponde immediatamente Zoff. Sì. L'ha sentito questo nuovo sinistro Lipà. E quando fa questo abbassamento e va via sulla sinistra di Zoff, lì un gancio sinistro andrebbe benissimo, ma Stefano sa bene quello che deve fare e che rimane sul corpo, poi riesce a ripararsi con tempismo e con tempestività soprattutto Stefano. Ancora Zoff con i suoi sinistri che arrivano a segno e appare tranquillo, fanno anche abbastanza male. Sì, appare tranquillo, appare. È molto composto il pugile francese, sì. Non si disunisce. Sì, e questa è la sua una delle sue armi principali. Devo dire anche che riesce a riemergere e impattare questa settimana di presa. Sì, un ottimo fondo, il pugile francese. Che andiamo all'angolo di Stefano Zoff ora. Respira bene, ecco, voglio il fresco in faccia. Non davanti al naso. Respira bene, sempre quel calcio sinistro, quando sei vicino allora gli metti il gancio destro. Ok. Ok, ma non da lontano, Stefano. Media distanza, non troppo vicino, media distanza. Okay. Sì, certo che i colpi sono come li porta Zoff. Va benissimo, Stefano. Da lontano sono meno pericolosi, anche perché evita di essere, di avere il stacco bene a te. Il ritorno dell'avversario. E siamo all'ottava ripresa. La ripresa, nonostante i cedimenti psicologici di Lipà, l'incontro è ancora lì. Certamente il vantaggio di Zoff è sensibile quando siamo all'ottava ripresa, ma l'incontro è aperto. Sì, sono quattro riprese ancora, diciamo un terzo del match. Cinque con questa. Lipà, tuttavia, a partire dalla settima ripresa appare abbastanza rigenerato. Evidentemente, come dicevi tu, benvenuti lui
al suo angolo sanno come trattarlo, evidentemente, no? Quindi è un pugile che è ben impostato, sa fare il pugilato, non le manca niente. Sì, io tendevo anche dal punto di vista psicologico, perché altrimenti non si quella spiega. Quella è la debolezza, no? Probabilmente che ha. Sinistro di Stefano Zoppo, segno. I colpi di Lifà sono altrettanto precisi, sì. E nel repertorio riconosce tutto. Ah sì, hanno meno grip magari del nostro. Certo. Il destro di Zoppo, il sinistro di Zoppo. Zoff tecnicamente è meno ben impostato del pugile francese, però i suoi però colpi... altrettanto redditizio, perché sì. Lui tecnicamente è un po' disarticolato come si muove, ecco, però non gli manca niente. Sto dicendo proprio di quello. Non è bello da vedere come pugile francese composto. Certo, il destro di Stefano. I colpi di Zoff arrivano con un'altra potenza. Poi Zoppo quando è teso in questo modo sul ring con i suoi tatuaggi, certamente è un aspetto poco raccomandabile. Belli sinistri ripetuti al volto di Lifà. Sì, si produce in una bella serie Lifà, ma ed è Zoppo ancora. Zoppo che ha due destri precisi, ancora in sinistro. E questi potrebbero dare un'altra sbussata alla resistenza psicologica di Lifà. Tanto sono gli incitamenti anche di Roberto Rea, il neo segretario generale, come ho detto, presiede tutto il Consiglio federale con il presidente Falcinelli in testa. Decisioni anche oggi, ma seguiamo Stefano, poi verremo a descrivere quello che è successo oggi. Il destro di Zoff ancora. Sì, ci sono batti e ribatti, però è Zoff che arriva a segno con i colpi più potenti. Certo. Ancora un sinistro di Stefano. Ancora i sinistri. Sì, è un attimo Zoppo. Un attimo di difficoltà. Si ferma quasi Lifà. Ancora i sinistri di Zoff. Due colpi destro a segno. Di Lifà, sì. Anche Zoff è arrivato. Sì. Ecco il sinistro. Lifà è in testa di difficoltà Lifà. E termina la ripresa, vediamo Lifà che cosa dice, battolla addirittura Lifà, sta guardando i suoi secondi, ripresa per Zoppo ecco, questa. Ecco, vedete, è l'arbitro, quello che ho detto io. Esattamente. L'arbitro adesso è andato all'angolo. Sentiamo, rimaniamo con il microfono lì, rimaniamo con il microfono. L'arbitro è andato all'angolo e ha capito. Ha fatto un gesto per dire ma non sono convinto, ha detto l'arbitro, non sono convinto. Saltiamo da Zoff. Aspettiamo di vedere cosa deciderà l'arbitro. Probabilmente. Va molto bene Stefano, molto bene. Ecco, ancora cogliamo l'audio, ancora l'arbitro si avvicina a Lifà, lo guarda attentamente. Lo vede alzarsi, ha parlato anche con Di Stefano e siamo alla nona ripresa. Alla nona ripresa. C'ha molta esperienza Bob Logiste, l'arbitro belga. Due terzi del combattimento sono passati adesso. E a questo punto lui è anche capace di interrompere il combattimento. Credo anch'io che in un momento di difficoltà potrebbe interromperlo. Bello sinistro di ancora un destro Stefano. Di Stefano, ancora reagisce Lifà. Sì, risponde Lifà comunque. Ma è uomo di classe, è uomo di temperamento evidentemente, un temperamento che magari deve essere sollecitato più volte, ma c'è. Ma è supportato da una bella impostazione tecnica, sì. Anche se sul sinistro in questo momento era un po' troppo basso. Ma credo che sia ai limiti della resistenza fisica e non è, come ho detto già due riprese fa, non sono convinto che all'angolo stiano facendo gli interessi completi di Lifà. Anche perché Zoff arriva spesso a segno con dei colpi potenti e certo non fanno bene. Ancora Lifà a segno, bravissimo Lifà in quella circostanza. Ha colpito ed è scappato via. Quasi per allontanare il pericolo dell'arbitro. Intervento arbitrale intendo. Ancora Zoff. Lifà non risponde ai sinistri di Zoff. Poi tiene questo sinistro abbassato, quasi per invogliare Stefano a mettere il destro. Il destro di Stefano.
Zeffano insiste nell'azione di attacco, ma i suoi colpi in questo momento non è che sono molto precisi. Non ne porta molti, tra l'altro. Non sono precisi. Sta vivendo un po' così sullo slancio delle precedenti riprese. Sta vivendo un po' di interessi, come stavo dicendo. Vediamo ora Stefano. E ha fatto sfogare l'avversario, ora ricomincia. Sinistro di Zoff che ha bloccato il destro. E risponde sempre meno lì fa. Sì. Ecco il sinistro adesso, di Stefano, adesso gli ha bloccato il destro. Sì, li fa, cerca di evitare i colpi indietreggiando. Qualche sinistro che arriva sulle braccia di Zoff. Vediamo Zoff, il destro di Zoff. Troppo lento era il sinistro di Lifà, per cui Zoff ha avuto buon gioco. Ancora colpi che Lifà sente. Ancora. E queste sono situazioni pericolose per il pugile. Sì, sta guardando con molta attenzione. Sì. Guarda soprattutto le reazioni di Lifà ai colpi di Zoff quando arrivano. Il destro di Zoff ancora. Ci fosse tra un attimo interviene, credo l'arbitro, tra un attimo interviene, se Zoff porta un altro colpo l'arbitro almeno con è finito il round. Ci sarà ancora lo stesso, vediamo ancora se l'arbitro va all'angolo, ultima ha detto la prossima è l'ultima, sì, perché difatti anche l'arbitro ha capito che non può continuare ad insistere. Ma infatti si è fatto portavoce delle nostre preoccupazioni, perché è dura la serata per Lifà. Sentiamo l'angolo di Zoff un attimo. Decima Stefano, l'abbiamo in mano, abbiamo 25 punti di vantaggio. Stai concentrato e lavora con quel sinistro. Va molto bene. Sì, Stefano come sempre, come al solito, ironizza sulle battute, controbatte su ciò che le dicono. Persona lucidissima. Credo è fresco, sereno, tranquillo. E siamo alla decima ripresa. Vediamo cosa succede. Se continua a vederli fa incassare colpi senza reagire parecchio, interrompe il combattimento. Ci ha fatto quel cenno prima. È stato molto esauriente l'arbitro belga, lo Gist. Cerca di chiuderlo Zoff, ha portato un bel destro che è arrivato a segno. E Zoff, anziché vibri di rendita, invece è subito lì sull'avversario. Evidentemente non vuole farlo riemergere. E fa bene, perché pugilato non si regala nulla. No, ma Zoff non regala niente mai sul ring a nessuno. E poi, come hai detto, combatte a casa sua, vuole apparire al meglio. Trieste. Contentare il suo pubblico. Io ricordo anni fa quando lui pregava tutti, fatemi combattere a Trieste. Sinistro in Zoff, terribile. A vuoto li fa. E lì il destro di Lifà che risponde. Sì, quando arriva a segno, ecco, ma Zoff anche il destro di Zoff arriva. Ecco, quando lui va via sulla sinistra, lì ci vorrebbe un gancio, come ha fatto adesso Stefano. E non è arrivato completamente a segno, ma sì, ma era molto sciolto Zoff. Un discreto effetto. Incitato anche dal suo clan, il pugile francese. L'arbitro comunque è molto attento. Segue il match da vicino. Forse lì Stefano avrebbe dovuto piazzare anche un destro, non ha trovato il tempo, perché chiaramente si tratta anche di tempi giusti. Tra il dire e il fare c'è sempre diverso un avversario. Sì. Il destro è stato lontano e il sinistro per l'incontro da parte di Zoff. È arrivato a segno, ma non ha avuto effetto. No, questa volta no. Non sta caricando poi tanto Zoff in questa fase. Ancora serie di sinistri del pugile italiano. Si sta difendendo bene in questa decima ripresa lì fa. L'arbitro non aspetta altro che ci sia un attimo di... Sì, di bagarre vera. Ma Zoff in questa decima ripresa non è stato particolarmente incisivo nei suoi colpi, ne ha portati, ma eccolo, il primo destro che va a segno. Ancora.
qui l'arbitro sta per puntare, mette in un altro Stefano e l'arbitro di conta l'avversario. Opla. Sta intessando tutto questo punto. Oh. Eccolo. E l'arbitro da subito lo stop. Eh sì. Fa lo stop. No, 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 l'arbitro ha dato lo stop ancora prima che vedesse se andava giù o meno. Vittoria per KO di Stefano Zoff, una grande vittoria. Ma anche una brutta sconfitta per il pugile francese, che al di là dell'atterramento, al di là dell'atterramento. Si sfoga Stefano. Doveva essere terminato già da tre riprese questo combattimento. Sì, devo dire che l'arbitro è stato molto attento e non avrebbe naturalmente lasciato continuare il pugile francese. Zoff adesso prende di tutto. Ma porge l'orecchio a sentire. Troppi colpi ha preso questo pugile francese. Se gli applausi sono completi, l'arbitro logista va a verificare le condizioni dell'avversario. Risponde, lo guarda all'occhio fresco, all'occhio vivo. Comunque sono molti colpi. E pensa che adesso potrebbe essere sfidante ufficiale Casamonica. Casamonica. Certo. E Zoff ha detto: io non voglio mica combattere con lui. Certo, sarebbe meglio che sono compagni, sono compagni di scuderia, si vogliono bene, sono amici e poi si conoscono, non è giusto. Eccolo qua Stefano, a danza della vittoria. Intanto chiedo alla signora Veschi, l'abbiamo già rivisto, possiamo riproporre il KO del momento finale? Ecco, qui è un gancio sinistro, il destro, destro che è arrivato, ha preparato con quei due ganci. Io sentivo quel destro che sarebbe arrivato, perché ecco, era da un po' di tempo con la mano sinistra troppo bassa lì fa. Ed ecco vittoria per KO per Stefano Zoff, campione europeo dei pesi leggeri. Eccola qua, felice per una, con la signora Mariana Borisova, felice per una cintura, per un titolo che vale molto. Il titolo di campione d'Europa contro, è un titolo unico contro un avversario vero, eh? Contro un avversario vero, un titolo meritato, ma il titolo stesso vale moltissimo. Certo, ma peraltro è l'unico titolo che si è in Europa, come sono tutti i veri titoli europei. Benissimo. Perché anche Duran contro Nesterenko pochi giorni fa era il 4 maggio e ha vinto uno contro un avversario vero, un titolo in unica versione. Sono felice per Lifà, che l'ho visto con l'occhio sveglio, si è congratulato con il campione d'Europa e che fortunatamente alla fine di un match così durissimo lo troviamo all'impiedi, fresco. C'è anche Sandro Casamonica a fianco a Stefano Zoff, ha collaborato anche lui, anche c'è Sandro Duran, hanno collaborato alla sua preparazione. Vi dicevo del Consiglio federale. Sì. Hanno messo fuori legge la WBU, ed era tempo, e hanno reinserito in Italia l'IBF, ed era altrettanto tempo. Ecco, tu lo hai detto molte volte questo. E la devo WBU dire che ormai non era più possibile accettarla. Casi di Branko Johnson, l'ultimo di poche settimane fa, ma di Lauri, di Messi Moreno, soprattutto per la parzialità, soprattutto per la parzialità dei giudici. Ecco, è passato l'arbitro logist, che naturalmente aveva capito anche con noi che era giunto il momento di finire, ma sì, ma infatti c'è stato questo scambio, se l'è guadagnato proprio Zoff. Eccolo qui Stefano, ce lo facciamo venire Stefano. Una grande serata di pugilato, occorre dirlo subito. Una grande serata attesa, sofferta da parte del pugile di Monfalcone, ma una serata che evidentemente ripaga lui e ripaga tutti noi di una lunga attesa. Eccolo qui. Scusa lo schiaffo, ma se ci voleva. Senti Stefano, allora metti di qua, così abbiamo anche i minuti vicino. Vediamo che forza hai. Hai aspettato questo incontro a Trieste, alla fine è arrivato, beh, è stato un trionfo. Io ho fatto questa cosa perché volevo farla, perché qui volevo fare qualcosa di importante, l'ho fatto e niente, sono contentissimo, soddisfatto, però penso che sia, non è la più grande vittoria che ho avuto, ma
sotto il piano dell'emozione sicuramente. Devo dire che lo devi lasciare giudicare agli altri, perché il match è stato tiratissimo, sei stato sempre all'altezza della situazione e tu sapevi che il tuo avversario alla fine, già di 4 riprese prima, voleva abbandonare e sì, riprendeva il combattimento, e devo dire anche che lo riprendeva con tanta certo paura. Io ho ascoltato l'angolo per una volta, forse per una volta in più, nel senso che vai lì, stai lì, la quarta ripresa forse era già cotto, ma mi ha detto stai lì, giochiamo, facciamo quello che dobbiamo fare, giochiamo nel senso tecnico, e lo teniamo lì, vediamo che viene. Infatti quando è andato per terra con quel destro non mi aspettavo assolutamente. Sì, ma tu ti stai criticando, nel senso non è il mio miglior incontro. Tuttavia dal punto di vista tattico è stato... Sì, beh, chiaro, Guarda lì, sto guardando il monitor, guarda lì. Sì, mica male, no? Sì. Mica male. No, sì, però dai, adesso diamo parole al manager che... Senti, no, parla a te invece, campione europeo. No, niente. Dico, sei campione europeo, no, ragazzi. Mi dispiace. Che c'è? Dopo questa situazione, dopo questa manifestazione, dobbiamo ringraziare Rai. Rai, di tutto quello che ci sta offrendo in questo momento. Solo ripicche e grande simpatia nei vostri confronti. Abbiamo fatto l'intervista, adesso andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. No, voglio finire un attimo. Io do il cuore, ragazzi, però mi togliete l'anima così, e mi dispiace tanto. Abbiamo fatto troppo. Evidentemente... L'elemosina, e ci avete denigrato in una maniera vergognosa, con cui una persona, invece di trattare com'è, ha detto di non chiamarlo. Questa è una vergogna della RAI, che è un ente pubblico. È uno sfogo ovviamente di Salvatore Cherchi, il manager di Stefano Zoppi. Conosce gli antefatti, certamente. Non tutti sanno, chiaramente, e anche la collocazione oraria evidentemente di questo incontro, giunto a oltre 24 ore di distanza, evidentemente non è gradito. Peraltro l'incontro è stato molto bello, sì. Zoppi meriterebbe, è ovvio, una platea diversa e migliore, ma comunque l'importante è salutare questa vittoria di un pugile straordinario che ha dimostrato una volta di più di essere all'altezza dei migliori pugili europei di tutti i tempi. Con queste immagini direi è tutto, amici sportivi. Da Stefano Zoff, questo sforzo che immane economico, la gente che lavora, che perde, che io non guadagno dei soldi, io sto qua a scherzare. Comunque, sei campione le ultime d'Europa, parole di Stefano Zoppo, allora direi che il collegamento con Trieste, amici sportivi, ripeto, Stefano Zoppo, neocampione europeo dei pesi leggeri, è tutto da Trieste, da Mario Mattioli, la più cordiale, buonanotte.